sulle lingue e scritture dell'Italia preromana. Sapete che in questo momento noi stiamo ospitando due monumenti molto importanti da un punto di vista per la storia della lingua preromana, che sono la Stele di Vicchio e la Stele di Lemno, che sono all'interno del piano di Poggio nel percorso permanente del museo. E proprio questa, il fatto di avere queste due iscrizioni ci hanno portato a voler studiare un po' quella che era l'infrastruttura culturale più importante in epoca preromana, appunto la lingua. Infrastruttura perché era l'unico modo per cui le persone riuscivano anche a dialogare, ma nonostante fosse questa importante infrastruttura, era anche importante dire che l'Italia era divisa in tante aree, l'abbiamo imparato appunto con l'etrusco, e è interessante capire, noi oggi abbiamo i dialetti, una volta erano tutte lingue praticamente diverse a questo punto. Questa sera abbiamo con noi la dottoressa Valentina Belfiore, della direzione regionale dei musei dell'Abruzzo, che è anche responsabile, è stata direttore del museo di Chieti, che ha un famosissimo personaggio che è il guerriero di Capestrano, forse alcuni di voi conoscono, che è un reperto archeologico importantissimo e soprattutto da un punto di vista visivo molto impattante. Uno dei miei desideri sarebbe stato quello di poter ospitare all'interno del nostro museo tre grandi guerrieri, partendo da, appunto, dal guerriero di Capestrano a Monteprana, per arrivare poi al famoso guerriero di Murlo col cappello da cowboy. Vedremo se riusciremo in futuro a fare questa cosa, perché è anche complesso spostare questi monumenti, che addirittura Chieti, questo mi raccontava appunto Valentina Belfiore, era stato spostato dal museo per il G8 e sembrava non lo volessero più riportare all'interno del museo, e allora si sono inventati l'installazione di un artista contemporaneo, Mimmo Paladino, per poter avere il museo di guerriero di Capestrano ancora nel museo, che è una cosa abbastanza, insomma, molto italiana, diciamo. Bisogna utilizzare l'arte contemporanea per far ritornare un reperto nei propri territori. Comunque è lì, e poi magari ci racconta, adesso parliamo della lingua, poi magari ci racconta anche un po' di questo museo e di tante altre cose, come ci diceva il professor Sassatelli, molto forse più interessanti di questo iconico guerriero. Lascio la parola. Grazie mille per questa presentazione, ringrazio il professor Sassatelli, la Fondazione Rovato, per il coinvolgimento in questa iniziativa. Debolissima, io spero che riusciate a sentirmi. Sì, deve tenere un po' in questo modo. Sono stata chiamata in causa per parlare della lingua picena e ecco, diciamo che ho un po' riformulato il titolo, perché le questioni che riguardano il piceno sono tante, complesse, a partire dall'identificazione stessa di questa lingua, che è stata chiamata in mille modi diversi, sul piceno, paleosabellico. Ora preferiamo chiamarlo piceno e poi vi spiegherò perché. Allora, intanto vediamo, ecco, ho messo un po' di mappe dell'Italia antica per mostrare il popolamento di questa zona. Ecco, qui abbiamo i piceni. Si parla di piceni solitamente in relazione con la regione augustea, che appunto a partire dal primo secolo avanti Cristo, primo dopo Cristo, connota una porzione del territorio delle Marche meridionali, ma appunto con molti problemi. Ecco, vediamo che il piceno appartiene ad un gruppo linguistico più vasto, indicato oggi come un gruppo delle lingue sabelliche. Si è parlato anche di italici, anche in questo caso le denominazioni sono tutte un po' arbitrarie. Italici dall'idea di popolazioni stanziate sul territorio italico in generale, ma non necessariamente riferiti alle caratteristiche di questi gruppi linguistici. Nell'ambito delle lingue sabelliche, qualcuno di voi forse riconosce
l'osco, il mumbro tra le lingue maggiori, o meglio attestate, ma vi sono poi anche tutta una serie di realtà minori che occupano la regione dell'Abruzzo, una porzione dell'Abruzzo antico, Marrucini, Peligni, Marsi, Vestini, che presentano caratteristiche a metà tra il gruppo settentrionale e il gruppo meridionale. Ecco, qui vediamo ancora più nel dettaglio la zona del popolamento da cui è restituito il corpus di iscrizioni in sud Piceno, con colorato in blu le lingue che, attestate in una fase un po' più recente, però manifestano delle affinità con questo gruppo, mentre l'osco è tagliato fuori, diciamo, da queste manifestazioni. Ecco, un altro aspetto da tenere in considerazione nel momento in cui si affronta lo studio della lingua è che non sempre la lingua è in rapporto più univoco con la scrittura. Non necessariamente, appunto, la scrittura rispecchia interamente uno a uno una scrittura fatta apposta per rendere quella specifica lingua. Quindi è tipico il caso in cui troviamo lingue di un certo tipo che utilizzano alfabeti diversi adattandoli alle proprie caratteristiche fonetiche. Così abbiamo un alfabeto greco per notare il piceno, alfabeti di solito derivati dall'etrusco per notare altre lingue di questo gruppo, alfabeti di tipo latino, ancora un modello di tipo etrusco nella tavola, nelle scritture osche, addirittura può essere preso di sana pianta un alfabeto greco riadattato ancora per scrivere lingue, appunto, di tipo sabellico. È tipico anche il caso del celtico: queste popolazioni, a seconda dei territori in cui si insediano, utilizzano alfabeti di tipo italico, etrusco, greco. Ecco, c'è di solito una grande libertà nell'uso del segno, nella scelta della segna scrittura. Ecco, in relazione alle regioni di età augustea, vediamo ora quali sono i centri principali da cui provengono le iscrizioni che afferiscono questo corpus. Quindi si tratta di iscrizioni prevalentemente funerarie su pietra. Ecco, qui vediamo le attestazioni più meridionali di questo gruppo linguistico, l'iscrizione del Castel di Ieri. Di solito si ritiene che questo corpus, che è comunque ristretto, non superiamo le 30 iscrizioni tra quelle edite e quelle inedite, che vi sia stata una prima fase di attestazione tra il VI fino al V secolo, e che poi, per lo più, questo tipo di lingua scompare dallo scritto. Le attestazioni più recenti sono datate al IV-III secolo a.C., sono su elmi o su un bracciale in bronzo, che sono databili archeologicamente, ma per il resto, appunto, non abbiamo grandi riferimenti cronologici dall'archeologia, perché non sono mai testi che provengono da un contesto archeologico documentato. E si ritiene quindi che a un certo punto, intorno al V secolo, diciamo, questa cultura finisca, per poi essere soppiantata da un altro tipo di cultura. Insomma, questa è l'ipotesi tradizionale. Ecco, in realtà, parlando di Piceno, non identifichiamo automaticamente la lingua, ma piuttosto un territorio e una cultura. Il territorio della Quinta Regio, che corrisponde a questa porzione delle Marche meridionali. Il confine meridionale va poco oltre il confine tra Marche e Abruzzo, ma dalle testimonianze che conosciamo oggi, tutta una serie di elementi, di fattori, insomma, della cultura materiale ci permettono di riconoscere, diciamo, una certa uniformità in queste attestazioni, al di là poi delle specifiche differenze che a volte seguono il corso delle vallate, di queste vallate a pettine che si vedono nella regione Marche.
Sabina, e con riferimento appunto alla tradizione della primavera sacra, sappiamo che nei momenti di crisi demografica, quindi di sovrappopolamento, la comunità d'origine mandava fuori dalla propria cerchia giovani in atto, in grado di portare armi, quindi che avevano superato la maturità e il passaggio alla vita adulta, i quali a seguito di un animale totemico fondavano nuove comunità altrove, quindi a seguito del picchio, i piceni, gli erpini appunto si identificano in un altro animale totemico, il lupo, i sanniti nel toro e così via. Ecco, tutto questo è rimasto a livello di tradizioni e di mitistoria nel parlare di piceni, finché negli anni 70 non sono state ritrovate le tre stele di Penna Sant'Andrea, appunto 10. Queste tre stele, che presentano iscrizioni molto lunghe, altisonanti, pompose, parlano tra l'altro di una tauta safina, quindi è la prima attestazione epigrafica di quell'idea che conosciamo appunto dalle fonti, che queste popolazioni derivassero dai safini, quindi dai sabini. Sono tre attestazioni un po' discusse, discutibili, perché tutte e tre provengono da un unico luogo e tutte e tre sono espressione chiara di una certa ideologia aristocratica. È indiscutibile però che si parli qui di safini, anche se non sappiamo se sia questa aristocrazia a promuovere quell'idea poetica di una origine sabina, o se piuttosto questa idea fosse condivisa da tutta una serie di altre popolazioni e di altri gruppi piceni. Ecco, di certo le indicazioni etniche principali sono attestate intorno a partire dal III secolo a.C., abbiamo attestazioni dirette appunto dei nomi dei Marses per i Marsi, dei Frentrei per i Frentani. Il bronzo di Rapino ci parla anche di una tauta Maruca, quindi comunque diciamo che questo autoriconoscimento viene acquisito con questo gruppo di popolazione italica un po' più tardi. Allora, veniamo alle questioni della scrittura. Nell'alfabetizzazione che cosa succede? I popoli italici genericamente riutilizzano un modello di alfabeto di tipo etrusco. Diversamente dal comportamento comune, appunto, nel Piceno si ammette ormai che il modello di origine sia un alfabeto di tipo greco-occidentale. Occidentale per, diciamo, questo particolare segno, che è la resa della L, dell'anda, con il vertice in basso, a volte anche con il vertice in alto. Con le iscrizioni piccine lo troviamo indicato un po' in un modo, un po' in un altro, perché la scrittura segue un andamento busto-fenico, quindi non ha l'andata a capo, ma segue, ecco, questo movimento serpentiforme. Ecco, sul Piceno, a differenza dell'Etrusco, troviamo fin dalle prime attestazioni il segno per la O, che nell'Etrusco non appare. Anche il segno per la F, che invece nell'Etrusco appare, sembra presente prima nelle lingue sabelliche e poi nelle iscrizioni etrusche. Diciamo che per questo sembra che sia un portato, forse esterno, per questa caratteristica forma a due punti. Altri segni particolari sono la resa della digamma, di questi segni, ecco, vocalici, che notano invece una I e una U aperta, una E e una O chiusa, e che sono specifici appunto delle lingue sabelliche e appunto tra le prime lingue utilizzate tra il Piceno o sul Piceno. Un diretto riferimento, ecco, ad un alfabeto di tipo greco recente, questa forma a quattro tratti del mi.
Per quanto riguarda la fonetica di questa lingua, diciamo che un tratto molto diffuso e condiviso anche con altre lingue italiche è la presenza di F all'interno di tante parole, laddove in latino troviamo P, otero. Ecco, l'evoluzione è a partire appunto da questi gruppi di sonore aspirate che si aspirantizzano, diventano una F, quindi un caso tipico è tefei per dire a te, tibi, mefin che corrisponde a in medio nel latino e così via. Non la faccio lunga con questi aspetti, comunque ecco, un altro tratto caratteristico è la labializzazione delle la parabolizzazione delle labiovelari, quindi ecco un caso tipico è rispetto al latino quinque la resa con punte del palato labiale. Ecco, nella morfologia in realtà potremmo dire che gli aspetti caratteristici sono quasi un'affinità con tutti quegli elementi del latino arcaico. So chi di voi ha ricordi del classico, in cui appunto tutte le eccezioni del latino si spiegavano con riferimento a delle forme più antiche, poi trasformate. Ecco, queste forme, quindi i genitivi in as, i nominativi plurali in as, in os, ecco, sono condivisi con il sud piceno. Nell'ambito di un corpus così ridotto, quindi si tratta pur sempre di una lingua residuale, di un resto in sprache, chiaramente non tutto è attestato, però conosciamo i pronomi di prima e di seconda persona, e poi io conosciamo diversi dimostrativi, estuf che corrisponde a iste, conosciamo un altro dimostrativo che ha questa base, io, che conosce alcuni ampliamenti, ecco. Quindi esmin, apa escupat esmin cuponis, esmin corrisponde a in questo. Ecco. Per quanto riguarda ecco, il verbo, anche in questo caso siamo in grado di riconoscere le uscite di terza persona singolare plurale. Cubat appunto corrisponde al latino cubat, un cubat per giacere. Conosciamo appunto l'esistenza di una categoria del non compiuto, l'infectum, rispetto al perfetto, quindi di un presente rispetto al passato. E nel lessico comunque siamo in grado di riconoscere tramite ancora una volta somiglianze, soprattutto con il latino, ovviamente con l'indoeuropeo, le parole per padre, madre, parole come apa, appaio, appeius, sono testimoniate in queste iscrizioni, che spesso sono usate come termini di rispetto, sono utilizzate nell'onomastica per indicare apa, lavo, altre forme onomastiche sono ecco, upun, che corrisponde a pomponius, e possiamo quindi capire che da questo deriva anche il termine 5, meglio, la forma onomastica è derivata dal numerale, quindi è come se avessimo un quinto, peturonis, petronius, corrisponde a quarto e così via. In altri casi, altri termini del lessico sono noti grazie ad alcune glosse. Quindi c'è questa glossa di Varrone che ci dice che ciprum in Sabino, la lingua sabina corrisponde a bom. E effettivamente nelle iscrizioni sul Picene troviamo questi termini cupri, cupiri, ma cupri con un intensivo, appunto bellissimo, nell'iscrizione del guerriero appunto si legge ma cupri coram, ma cupri non è ma cupri, non è io sono la pietra come è stato sempre tradotto questo monumento, ma è animis, il soggetto strabellamente fece questa opera, questa pietra, ecco. Nella quantità appunto di iscrizioni
di tipo funerario, è comune trovare delle formule onomastiche, quindi qualcosa possiamo dire anche su queste. Solitamente terminano in is i pronomi, in is i gentilizi. Il gentilizio di per sé è l'aggettivazione del nome paterno. C'è anche in questo caso tutta una discussione sul fatto di riconoscere sempre il gentilizio in tutte queste formule onomastiche. Alcuni propendono che per considerare questa forma di Tieronis piuttosto come un genitivo, ma è chiaro che quando si ha a che fare con forme aggettivali di nomi paterni o genitivi onomastici, l'unica discriminante per capire che si tratta di un gentilizio è quello di considerare il nome ereditario, e noi queste informazioni chiaramente non le abbiamo. Diciamo che comunque questa è l'origine del nome, e in questo si caratterizza anche la rivoluzione italica, anche rispetto al greco, che utilizza i patronimico regolarmente. Diciamo che anche nell'etrusco è condiviso appunto l'utilizzo del gentilizio come identificazione appunto della persona. E per le formule onomastiche poi si possono anche complicare con raggiunta di ulteriori appellativi, in questo caso Efidans, che è stato che è richiamato un Aufidanate, quindi con un termine che forse funge da cognomen. Anche il cognome però è un concetto problematico, perché nel latino viene introdotto solo nel III secolo a.C., diventa parte integrante della formula onomastica, mentre prima non è che non esista, ma non viene sistematicamente utilizzato, così come nell'etrusco stesso. Ecco, quando si parla di iscrizioni, noi solitamente possiamo anche distinguerle in categorie. Abbiamo parlato di iscrizioni funerarie, vedremo più nel dettaglio più tardi. Altre iscrizioni sono di possesso o di dono. I formulari di possesso sono quelli delle iscrizioni parlanti, quindi così una convenzione si immagina che sia l'oggetto stesso a parlare, a dichiararsi proprietà di qualcuno. Così le iscrizioni di dono, ecco qui vediamo un'iscrizione di possesso che tra la prima e la più antica, attestata in Sulpiceno all'inizio del VI secolo a.C., sul bordo, o meglio sul piede di questo coperchio di pisside, e si tratta appunto di una formula di possesso: io sono esum di Alsie o di Apie, comunque venga letto, appunto con l'utilizzo anche di linee guida per l'incisione dei segni, che molto ricordano una frase scrittoria anche in greca. Altre iscrizioni di possesso appunto sono sull'elmo di Bologna, in cui troviamo ugualmente appunto la ecu, in questo caso non c'è il verbo sono, io sono, ma ecu, individuo il pronome di prima persona, con erimo il nome personale del proprietario dell'oggetto, e gli elmi sappiamo che sono spoglie di guerra, quindi nell'iscrizione si dice che viene da Spoleto, così come probabilmente Nocerino, un altro elmo che ha preso invece la strada di Canosa, ma è sempre di questo tipo e con un'iscrizione in alfabeto in lingua sulpiceno. Altre iscrizioni sono di comprensione un po' più disperata. Questo è il bracciale in bronzo, con una lunga iscrizione che però riconosciamo come iscrizione di dono, perché non vediamo scritto qua. Altro elemento, ecco, tefe a te, titio è probabilmente il destinatario del dono, e nella formula iniziale non si capisce molto, ma un prien acrin ci parla di qualcosa che è in agro, umbrio o dell'umbro, quindi anche in questo caso insomma, ci sarebbe da discutere lungamente. Venendo alle iscrizioni funerarie, per lo più si tratta di testi commemorativi, anche di una certa lunghezza,
per altisonanti, sono molto pomposi e celebrativi, quindi sembrano davvero una sorta di autoesaltazione da parte dell'elite al potere. Ecco, qui ho riportato anche la traduzione che è stata data di questa iscrizione. Ecco, vediamo questo Colofitur viene celebrato, abbia gloria eternamente. Diciamo che si tratta di fenomeni che sembrano concentrati appunto tra il VI e il V secolo avanti Cristo e probabilmente sono all'origine anche di cambiamenti radicali nel momento in cui questa cultura tramonta, perché la maggior parte delle stele funerarie è rotta, quindi subisce anche delle azioni di damnazio memoria, come il caso del guerriero che non mostra segni di frattura naturale ma volontaria. Ecco, veniamo agli aspetti materiali di queste iscrizioni. Vediamo che conoscendo un po' meglio le caratteristiche dei supporti è possibile distinguerli in due gruppi essenzialmente: un gruppo marchigiano che sembra fare riferimento alla forma, ecco, così a silhouette antropomorfica della stella di Bermuda e Piceno. Siamo quindi nel sud delle Marche, ma diciamo nel Piceno centrale dell'età postea, che viene poi replicata anche da queste altre stelle più piccole, a livello di dimensioni sono quasi la metà, di Servigliano e di Magliano, e le altre stelle sono frammentarie. Diversa la tradizione che compare nelle sculture dell'Abruzzo. Ecco, diciamo che qui l'ispirazione sembra essere il pilastro che affianca il guerriero di Capestrano, appunto con questa iscrizione sul lato, e questo aspetto pilastriforme sembra replicato poi da altre iscrizioni, da Santo Nero, da Castelveglieri, dalla Stella di Crecchio o ancora dalla Sabina e dal Circo di Pures. Mentre troviamo una sorta di interferenza in una zona di confine, ecco, tra Marche e Abruzzo attuali, quindi con alcuni monumenti marchigiani che sembrano fare riferimento a questa tradizione abruzzese e monumenti abruzzesi, ecco, come le due stelle di Bellante, che sembrano piuttosto prendere a modello la stelle modello antropomorfico della stella di Bellante marchigiana. Perché parliamo oggi piuttosto di Piceno che non di Subpiceno, di Medio Adriatico, di Paleosabellico? Perché nel tempo appunto si è preferito parlare di Subpiceno come contrapposto ad una realtà epigrafica di Nord Piceno che consisteva proprio in un ristretto gruppo di cinque iscrizioni provenienti, ecco, da Novilara o attribuite comunque per caratteristiche uniformi al gruppo novilarese. Tra queste c'è anche la stele di Rimini, adesso la stele di Guerriero. Stele che si univano anche ad altre stelle epigrafi con scene di battaglia navale di altri soggetti la cui provenienza archeologica è assicurata, quindi provengono tutti da necropoli, non è la stele di San Nicola in Magdalena. Le stelle iscritte, ecco, passo subito alla conclusione, non sono autentiche, quindi oggi è possibile dimostrare da tutta una serie di aspetti, ecco, di particolari sia iconografici come ecco, questi dettagli quasi incomprensibili della raffigurazione di questa stele con riferimento a monumenti molto più antichi e presi come una sorta di ispirazione uniti quindi ad altri elementi figurativi, così come una sorta di centone. Quindi, altri particolari tecnici permettono di riconoscere questi segni, segni a volte puntiformi, a volte con delle scanalature, con la possibilità di riconoscere appunto dei segni strumentali,
segni di strumenti recenti, ottocenteschi, non documentati prima, quindi c'è proprio la volontà di invecchiare, di deteriorare queste stelle come se fossero deteriorate dal tempo, ma così non sono, quindi si tratta effettivamente di falsi ottocenteschi, questo ecco, è una punta che provoca questi segni e che viene utilizzato appunto unicamente non prima dell'Ottocento. Altri dettagli iconografici sono ecco, questi cerchiati, appunto sono queste rappresentazioni di scudi diciamo molto stilizzati, ma che richiamano l'emblema di questi dischi, ritenuti dischi corazza maschili fino agli anni 90 del Novecento. Solamente negli anni 90, con gli scavi di una necropoli di Avezzano, è stato possibile trovare questi dischi all'interno di tombe femminili, quindi non rappresentano gli elementi di armamento come sono rappresentati qua in questa stele, ma dei dischi ornamentali femminili per ornare probabilmente storie ovviamente dell'abbigliamento. Altri dettagli figurativi, ma ecco, sono ripresi ovviamente da altri monumenti che sembravano scoprendo via via nell'Ottocento, ma che nelle raffigurazioni di VII, VI, V secolo non compaiono mai in questa forma. Qui vediamo appunto che il motivo è esattamente specchiato rispetto al motivo che compare sulla tappa di Narcio, ma è chiaro appunto che il riferimento è unicamente a questo monumento, che viene trovato pochi anni prima, nel momento in cui viene venduta nel mercato antiquario questa, la stella di Fano. Un altro aspetto è rappresentato ecco, da questi segni, di come se fossero di scrittura, una seconda riga è scritta su un monumento rotto da tutti i lati, in cui i segni di scrittura vengono sovrapporsi allo spigolo inferiore della stella. Quindi sono fatti su una pietra già rotta. Ecco, quindi tolto il gruppo delle iscrizioni nord piacene, perché tutte quante dipendenti da una contraffazione di fine 800, altri documenti provengono dal nord delle Marche e dalla Regio Augustea, che corrisponde invece all'Umbria. Purtroppo si tratta di un'iscrizione di lettura praticamente molto sfortunata, perché è stata esposta a lungo alle intemperie, ma nella prima parola è possibile riconoscere una forma onomastica, Petuironis, mentre il resto, appunto probabilmente il gentilizio, non è più leggibile, non è più ricostruibile. Qualche segno di scrittura sembra riconoscibile anche su questa seconda stele, ma sia la forma sia i tratti di cosiddetta scrittura sono molto più incerti. Quindi nel parlare di Nord Piceno, in realtà questo rappresenta l'unico monumento autentico. Ecco, quindi la ricostruzione ad oggi è possibile per la serie di attestazioni funerarie. Eccola. E qui vediamo i monumenti abruzzesi. Ecco, intorno, come accennavo, al V secolo, V-IV secolo, si registra una fase di contrazione in tante culture italiche. Nel mondo latino sappiamo che delle leggi suntuarie intervengono per vietare ogni forma di lusso nelle sepolture, i corredi delle tombe abruzzesi o anche picene si riducono all'osso, diventano quasi inesistenti. Nel Sannio conosciamo movimenti di popolazioni che vanno alla riconquista diciamo, di territori occupati dai greci e si proiettano più verso la costa, quindi sappiamo di movimenti più o meno generalizzati che caratterizzano un'età che è stata chiamata di crisi o di trasformazioni. Appunto, tradizionalmente l'idea è che questo faccia scomparire diciamo, quella cultura di principi piceni che si autocelebra con le iscrizioni funerarie e che intorno al III secolo a.C.
la, nasca una nuova cultura epigrafica che in qualche modo fa riferimento non più al piceno o alla scrittura picena, che pure era conosciuta e utilizzata appunto fino a un secolo prima, due secoli prima, ma si utilizza piuttosto l'alfabeto latino. E lo vediamo appunto non solo a livello di adozione di alfabeto, ma anche di, proprio di cultura epigrafica. Anche nel latino, perlomeno fino al primo secolo a.C., le iscrizioni sono per lo più di tipo pubblico o sacro, iscrizioni funerarie sono praticamente assenti, e anche nel cosiddetto nord sabellico, diciamo che le iscrizioni sono per lo più a carattere pubblico, non più funerario, sono a carattere sacro. L'unico forse gruppo di iscrizioni funerarie, quelle che si ritrovano nel periodo. Ecco, quindi in realtà nuovi documenti da un lato e riconsiderazioni paleografiche, diciamo anche d'altro tipo, dall'altro, permettono oggi di dire che in realtà questi gruppi linguistici hanno coesistito, che le due culture epigrafiche abbiano seguito vie diverse, ma comunque abbiano proseguito parallelamente fino alla, almeno al III secolo a.C. Semplicemente è stata una scelta a guidare quella di non voler fare riferimento ad un modello scrittorio preesistente, per una volontà di rottura nel passato, ovviamente lo stesso tipo di rottura che si assiste nell'affrontare monumenti funerari che appunto subiscono opere di damnatio memoriae, che quindi vengono volontariamente distrutte. Ecco, più drastici di così non si può essere, quindi preferendo in questo modo piuttosto uniformarsi alla cultura dominante di Roma che non fare riferimento ai principi locali ormai decaduti. Vi ringrazio per l'attenzione. Ma parlavano anche dei dialetti locali o è una lingua che a un certo punto è stata unificata sulle iscrizioni? So che è una domanda difficile, perché fate, avete difficoltà a capire da che parte, però volevo capire se c'erano già dei dialetti, delle lingue proprie locali per aree, oppure c'è una lingua che è quella che lei ha definito. No, diciamo che la porzione geograficamente occupata da tutte queste lingue, che era forse la primissima. Allora, e poi si differenziavano per i suoni o proprio per la scrittura? Allora, un po' per tutto, perché ecco qui, cioè lì è proprio un, sì, qui diciamo che è cosa... un po' datato, anche perché qui compaiono i liguri come un concetto, come se fossero veramente presenti, in realtà un concetto anche questo abbastanza forse eccola qua. Qui ecco la cartina è per marcare di fatto un'unità linguistica che nel senso di tante lingue che possono che manifestano dei caratteri comuni appunto dal punto di vista fonetico, morfologico, non di scrittura e che si possono riconoscere come lingue sabelliche. Inizialmente si parlava di lingue italiche, ma appunto oggi si preferisce questo concetto perché è riferito appunto anche a delle attestazioni epigrafiche. In quest'area qua, che corrisponde all'Abruzzo, e io ho trovato tante affinità tra l'Abruzzo attuale e quello di un tempo, si approva invece di una frammentazione di lingue, si è parlato appunto di dialetti minori, perché per ogni diciamo, popolo
attestato epigraficamente, poi la mappa era quella della, delle popolazioni, delle popolazioni abruzzesi. Ecco, no? E poi c'è questa. Ecco, cioè questo mosaico di popolazioni che viene direttamente attestato da testimonianze epigrafiche, appunto, perché non vanno sopra il terzo secolo avanti Cristo, ecco, tutte queste aree mostrano a volte due, a volte tre iscrizioni, eccetera, tutte in alfabeto latino, quindi comunque riconoscendo un modello scrittorio diverso, diciamo, i caratteri linguistici che sono stati individuati sono un po' a metà tra il gruppo settentrionale, perché appunto manifestano alcune affinità piuttosto con l'umbro che con l'osco, mentre Marsi e Peligni si comportano un po' più come gli osci, diciamo i sanguiniti, ecco la lingua osca, i sanguiniti del gruppo meridionale. Anche in questo caso appunto che si è fatto tutta la distinzione tra nordosco che le definizioni sono tante, ma la sostanza è sempre quella che conosciamo. Le faccio una domanda. Noi abbiamo visto che c'è la regione tutta fatta con questi fiumi a raggiera, che è una cosa abbastanza particolare. Sì. Può essere il fatto che queste aree divise per questi affluenti di fiume che arrivavano proprio per la parte interna, più si entrava, più c'era questa differenziazione delle lingue, perché in fondo c'era anche una difficoltà a muoversi tra una zona e l'altra. Cioè anche la parte geografica proprio, il tipo di regione che sì. Allora, può aiutare. No? Sicuramente c'è un influsso anche da parte del territorio di diffusione di queste lingue. La regione con questa perché erano molto più ricche, per quello che conosco, verso la costa, e più ci si addentrava, più si saliva sulla montagna, più c'era, cioè c'è anche una minore, logicamente, numero di abitanti, c'è una densificazione sì, sempre minore. Allora, la questione riguarda appunto da un lato il Piceno, che è diciamo più concentrato nella parte meridionale delle Marche. Questa conformazione idrografica pettine è quella del Piceno marchigiano, che tutto sommato però appunto linguisticamente è fa una sì, esatto, delle manifestazioni epigrafiche più omogenee. Questa frammentazione invece di popoli, di lingue, di manifestazioni diverse sembra una cosa voluta quasi più a tavolino, e che effettivamente può dipendere da un certo tipo di conformazione geografica, che è quella prevalentemente dell'Abruzzo, che distingue tra un'area interna dell'Aquilano che riguarda una parte del lago del Fucino, che costituisce una realtà, e che si distingue invece dalla Teramano, dove si collocano i Pretuzzi, che appartengono molto di più alle manifestazioni del marchigiano, diciamo, si è parlato di Sabini Adriatici, perché sia culturalmente che in parte anche nelle testimonianze scritte, sembra anche nei monumenti epigrafici, sembra avere un po' più di affinità con il gruppo marchigiano. Per cui altra domanda, lei dice a tavolino, invece poteva essere un'influenza il fatto che ci fossero tutte queste lingue, che fossero invece delle famiglie aristocratiche, diciamo quelli dell'epoca, e ciascuna volesse avere una propria caratterizzazione rispetto alla parte geografica, un'ipotesi più... Esatto, io comincio a pensare qualcosa del genere, perché insomma, tutta questa frammentazione di popoli si assiste nel momento in cui comincia per esempio Roma, i giochi comunque del centro Italia e poi nazionale e internazionale. A livello locale appunto un carattere che è rimasto ancora oggi, la litigiosità tra un gruppo e l'altro, e l'autoproclamarsi in un modo ostentando una differenza di fatto inesistente rispetto ad un altro gruppo. Di fatto si tratta di popolazioni che condividono
una lingua che è molto vicina l'una all'altra. Le soluzioni, lo stesso appunto, scritte sono affini da un gruppo all'altro, quindi sembrano appunto quelle automanifestazioni di diversità che si trovano anche in tante culture indiane e che hanno lo scopo più che altro politico di ottenere un riconoscimento come un'identità politica, quello di appunto l'autoproclamarsi come un'etnia diversa, che non dettata da una diversità reale. Oppure poteva essere una risposta, come dice lei, alla invasione o alla propagazione di Roma verso questi territori, mentre sì. Gli Etruschi hanno avuto meno influenza in questi territori. Allora, in realtà un'influenza etrusca c'è, ma sembra, sì, tutto sommato contenuta e si vede in realtà nelle importazioni di bronzi. Quindi a un certo punto comunque nel costume funerario ellenistico si assiste ad una sorta di koinè che in realtà condiziona tanto il piceno e forse più per il tramite piceno sembra raggiungere anche l'Abruzzo. Ecco, presenze culturali etrusche in realtà sotto forma di importazioni si notano ma molto nell'area di Campovalano e meno nell'interno, anche se poi non mancano manifestazioni culturali di questo tipo, comunque nelle culture funerarie appunto sembra che ci siano degli elementi chiave che vengono imitati ma anche rifunzionalizzati in modo diverso, ad esempio cinturoni o pallotte che ritroviamo nell'area di Capena si trovano anche nell'area vestina e di Campovalano, ma utilizzate non più da uomini ma da donne quasi anche in modo esclusivo. Mentre la parte greca ha avuto una forza solo proprio all'inizio. Sì, perché poi a un certo punto è andata dissolvendosi quasi completamente. Sì, perché appunto sembra che in qualche modo sia arrivato questo modello di alfabeto, ma nella cultura materiale non c'è nulla che sia pubblicato che raggiunge i territori abruzzesi, mentre tanta parte della cultura greca raggiunge i porti delle Marche, quindi del Piceno marchigiano, quindi con la Romana, appunto sono tante merci che arrivano, tanta ceramica greca, e la presenza greca quindi si nota anche non solo nella tradizione, appunto della fondazione di Ancona, Ancona da parte dei greci, ma anche a livello di diversi elementi di cultura materiale restituiti da Ponte, mentre è nell'Abruzzo che appunto sembra quasi non arrivare all'elemento greco neanche sotto forma di importazione. Poi alzo le mani di fronte a un certo documento. L'ultima domanda che le faccio: testimonianza è difficile probabilmente di Piceno al di fuori di quest'area, in altre zone? Allora, cioè se c'è qualcosa in Sicilia, non ci sono, sembrano tutte testimonianze legate a una diffusione molto specifica, reale, locale, addirittura ecco, poca circolazione, quindi sia come iscrizioni, a maggior ragione non troviamo, diversamente dalle iscrizioni etrusche, non ritroviamo nulla all'estero, quindi mentre appunto tanti documenti etruschi sono documentati fino in Francia, in Spagna, in Puries, ecco, nessuna esportazione di lingua alfabeto sabellico è testimoniata fuori dall'Italia, anche all'interno dell'Italia antica. Lascerei spazio alle vostre domande, professor Sassatelli. Qualche commento da... Lasciamo prima al... Prima al pubblico? Volevo lasciare se qualcuno ha delle domande, poi facciamo magari fare un... diciamo di qualche commento da professor Sassatelli. Anche qualche domanda. E qualche domanda. Prima loro. Vogliono tutti ascoltare di loro. No. Però di fronte al professor Sassatelli. No, beh, ma facciamolo... No, ma magari... No. Cioè, sembra
mi sembra ben poco quello che posso dire io rispetto al professore. No, è una conversazione, perché ci fa piacere che... Ecco, allora, buonasera. Ho avuto occasione di conoscere la dottoressa Belfiore 5 anni fa a Mondolfo, proprio perché inauguriamo insieme quella sede che ha un po' rivoluzionato tante cosette. Poi successivamente ha rivoluzionato ancora di più la scoperta dei falsi, eccetera. Diciamo così. A me sembra, poi avremo purtroppo c'è un poco tempo per parlare, poi non ci siamo più rivisti, ci siamo giusto scambiati gli auguri a Capodanno, per cui poi le mie parole non sono aggiornate. Ecco. Vorrei solo dire questo, la stele di Mondolfo, che appunto è stata individuata proprio dalla dottoressa Belfiore, ha gettato un po' un sasso nello stagno del confine ultra consolidato, all'esilino, tra il Piceno e il resto della regione Marche a nord, e quindi io mi sento di fare questa domanda. A livello archeologico, successivamente, giù di lì, c'è stata pure la scoperta delle tombe principesche di Corinaldo, che poi è proprio nei pressi di Mondolfo. Questo ha un po' scardinato una supposizione che non ci fosse possibilità, cioè che Piceno come popolo, poi sappiamo benissimo che una cosa è un popolo, una cosa è una lingua, una cosa è l'alfabeto utilizzato, una cosa sono i reperti che si incontrano, perché finché non incontriamo un reperto non ce n'è, e dobbiamo accettare quello che ci è stato detto fino ad un minuto prima. Il fatto anche che queste tracce di cultura picena, non sto parlando di alfabeti o di lingue, ci siano anche a Galeata, quindi molto più a nord, e quindi fa sperare in una scoperta magari di qualcosa che è ancora più a nord di Mondolfo. Ecco, questo legame con l'Adriatico, che mi sembra di vedere attraverso tutto l'uso dell'alfabeto, ci può aprire delle porte anche sul fatto che, appunto, sentivo la domanda che era stata fatta in rapporto con il resto d'Italia, l'ha illustrato la dottoressa Belfiore con gli elmi di Stona Canosa e là. Per quanto riguarda però attestazioni epigrafiche, non ce ne sono. Ora, il fatto che venga utilizzato questo alfabeto ci può dire qualcosa sulla realtà adriatica, come forse ci dice qualcosa un po' di più forse l'archeologia, ecco, perché qui bisogna mettere spezzoni dell'uno e spezzoni dell'altro, cultura materiale, alfabeti e lingue e lingue delle porte. Grazie. Sì, grazie, ben ritrovato. Beh sì, appunto, la cultura epigrafica chiaramente sembra più proiettata sul modello greco, almeno nella fase di alfabetizzazione, che chiaramente magari è influenzata dalla presenza dell'Adriatico, da questi contatti con il mare, dal ruolo che svolgono porti appunto come quello di Lemana, piuttosto che altri porti più nord, ma ecco, diciamo che l'elemento adriatico in riferimento al Mediterraneo orientale in qualche modo sembra anche richiamato dalle stelle di Novinara, che invece sono unicamente figurate, che presentano dei motivi quasi contemporanei, un riferimento appunto delle
rilievi, appunto, ad esempio del palazzo di Nimrod, in cui si trasportano tronchi, diciamo che sono scene che non ritroviamo nel patrimonio figurativo etrusco circolante in Italia in questo periodo. Diciamo che appunto il momento in cui si forma a livello di cultura scritta il Piceno sembra appunto fare riferimento a questa realtà che forse è più una realtà marittima di contatti con la Grecia. Sappiamo anche di tante importazioni che arrivano forse dall'Italia meridionale o direttamente insomma dai porti piceni, e che sono veicolate con le idrie laconiche, che sono veicolate poi dai piceni anche verso l'Europa, le idrie di Grechville, appunto, che è stata rinvenuta per me. Certo è che diciamo, esistono modelli culturali che poi hanno una certa durata, quindi se fino al VI, V secolo forse l'elemento greco risulta caratteristico e anche un modello simbolico da imitare, da riprodurre anche nel costume funerario, in tanti usi, poi diciamo che una lingua di cultura e anche un modello culturale di riferimento sembra diventarlo piuttosto etrusco, come appunto come manifestazioni funerarie poi confermano, ed è l'etrusco che poi viene utilizzato anche come modello scrittorio appunto nelle restanti lingue del gruppo sapientico. Quindi ecco, diciamo che resta un po' ambivalente anche il modo svolto dal mare. Professor Sassatelli? Io avevo varie cose, ma mi limito alle cose di più. Intanto facevo un'osservazione, avrei fatto io la domanda che ha fatto Giovanna, cioè questa grande famiglia all'interno della quale tu hai usato i due termini lingue e dialetti, e questo è il punto, cioè c'è in alcuni casi sono più dialetti che hanno un valore identitario forse sociale, storico, e in altri casi sono cose più sostanziali. Adesso non voglio fare esempi banali del moderno, ma se voi paragonate quello che si parla in Emilia occidentale, quello che si parla in Romagna, credo che in questo caso possiamo parlare di dialetto, non di lingua, però ci sono molte differenze ed hanno un fortissimo valore identitario e culturale. Quindi è proprio questa discriminante tra lingua e dialetto che ha portato poi a questa identificazione di famiglia che in qualche modo risolve il problema, all'interno del quale ci stanno sia differenze molto forti che differenze, ma questa era una considerazione. Io a quello che ho sentito fino adesso, io volevo due cose, poi ce ne ho anche altre, ma intanto mi limito a due. La prima è su un aspetto che anche nella prima conversazione abbiamo affrontato, cioè il portato sociale della lingua, cioè quanto ci dice la lingua sulla struttura sociale, e in particolare su un argomento che tu hai toccato, che è quello della presenza di elementi onomastici che non si sa bene se dobbiamo chiamare patronimici, cioè aggettivi che derivano dal nome del padre, o se dobbiamo chiamare gentilizi, e cioè qualcosa che ha una sua identità e che viene trasmessa. Ecco, questo è una discriminante abbastanza complicata e difficile, perché accade anche per altre lingue, anche nelle bozze noi abbiamo degli elementi che si accompagnano al nome individuale ma hanno un valore aggettivale, hanno un valore di connotazione dell'individuo, e non sappiamo quanto siano, diciamo, si possano trasmettere sostanzialmente, mentre, e qui vengo al discorso, mentre sull'etrusco noi siamo assolutamente certi di questo fatto. E questo deriva, assolutamente certo, sono dei punti molto precisi, e questo deriva forse dalla conoscenza storica, o anche dall'oggettiva situazione storica di società e di gruppi che non arrivano a una definizione così piena di tipo sociale, tipo aristocratico, ma arrivano fino a un certo momento e non arrivano alla trasmissione del nome, che significa la non trasmissione dei beni. Quindi è un problema difficile e sottile che apre tante, come dire, possibili spiegazioni.
Questa era una cosa, poi ce n'è un'altra completamente diversa, te la dico subito, che è un po' più marginale, ma a me intriga moltissimo, che è il discorso delle stele di Novilar e dei falsi, perché conoscevo un po' le tue posizioni su questo. Credo che l'avere individuato anche delle prove di questa falsità dal punto di vista figurativo, quindi con questi elementi che vengono presi da monumenti più antichi che non hanno nulla a vedere con, dal punto di vista tecnico, cioè l'uso di strumenti ottocenteschi per fare questa cosa, non risolve però un altro problema, cioè ma perché questi falsi? Ma perché si facevano questi falsi? Chi faceva questi falsi? Non credo lo facesse per questioni, diciamo così, venali ed economiche. C'è dietro tutta una, o forse anche per quello, non lo so, però io ci vedo anche dietro forse una qualche altro tipo di velleità di riprodurre il monumento antico e di in qualche modo di esibirlo. E da questo punto di vista c'è un altro problema altrettanto inquietante per la nostra comunità, e cioè questa idea che le stele di Novilar fossero false. Già nel 1929, nel primo convegno di studi etruschi, qualcuno cominciò a dirlo, però per 60-70 anni si è continuato a parlare di queste iscrizioni, ci sono fiumi di inchiostro di linguisti che hanno trattato di queste iscrizioni, e nel momento in cui ci si accorge che sono facili ci si chiede come mai nessuno se ne è accorto prima. Grazie, no, sono due ottime domande, perché anche per me sono complessissime, perché parto dall'ultimo, dalla questione dei falsi. La gratificazione economica ovviamente c'è, perché poi sono state anche vendute per dei prezzi all'epoca, sono considerevoli, insomma, belle somme, non altissime, però anche di un certo tipo. Di sicuro c'è molto di più la questione della sfida intellettuale, non tanto il falsario che ha eseguito, quanto quello che l'ha ideato, e qui distinguiamo due figure diverse, perché appunto giustamente c'è una letteratura secolare su queste stele che sono state appunto sviscerate da tutti i punti di vista, con l'idea appunto già di Trombetti in questo famoso convegno del 1928 sulla falsità, perché lui constatava che delle stele in arenale, che è una pietra friabile, insomma, che non ha nessuna tenuta, fossero conservate così bene. In realtà, proprio riflettendo sulla conservazione, appunto, tanti segni di disturbo della superficie ci sono, e sono riconoscibili come prodotti da strumenti intenzionalmente, quindi non dalla consunzione dovuta al passare del tempo. Quindi, comunque, diciamo che il discorso dell'autenticità tenuto, perché sono documenti, anche che in realtà parliamo di un documento essenzialmente, gli altri sono poco più che la certa, descrizioni brevissime, sono organizzate in una maniera molto logica, le lettere dell'alfabeto sono scelte in modo molto curato, e anche ricorsivo, per cui in determinati contesti fonetici e grafici ritorna quella soluzione grafica, fonetica. Quindi c'è comunque una grande mente dietro a un'iscrizione di questo tipo. La grande mente, non lo dico qui, purtroppo si intuisce poi nella monografia, Helbig, che è una figura appunto che ha circolato, che ha avuto grande risonanza all'interno dell'ottocentesco, quindi è stata una sorta di quasi allievo ideologico di Theodor Mommsen, ha lavorato a fianco di Hansen, che raccoglieva appunto proprio in quegli anni i monumenti confluiti poi nel corpus iscrizionum latinarum, quindi una persona di grande cultura e anche molto dentro a tutte le novità archeologiche che venivano scoperte in quel periodo, ed è per questo che è quasi sorprendente che appunto monumenti scoperti nel 1894 vengono presi a modello di cose realizzate subito dopo, appunto una delle stele che abbiamo visto, e queste stele chiaramente rappresentano un motivo estraneo,
che non ha nessuna coerenza con il resto della figurazione. Quindi la motivazione poi sul perché questi siano stati messi in piedi tutti questi diciamo, prodotti dell'incendio probabilmente deriva dal fatto che Helbig stesso è stata una figura un po' controversa all'interno del gruppo dei berlinesi che l'hanno sempre visto come una persona insomma, di cui un po' diffidare, anche perché è stata al centro di tante controversie per la vendita di oggetti di arte e di antichità all'estero, perché sono andate tante collezioni, molte sono state mandate all'estero, molti falsi sono stati smerciati dallo stesso Helbig, figure comunque molto vicine a lui. Proprio per questa fama ecco, così controversa, alla fine, quando è stato il momento di divenire segretario, quindi acquisire una posizione importante dell'Istituto Archeologico Germanico, non è stato scelto lui, è stato accantonato, ed è probabilmente il periodo in cui probabilmente pensa di vendicarsi. E comunque c'è un compiacimento di un addetto ai lavori che mette in moto un meccanismo che è un meccanismo che è un po' più raffinato del falso per vendere. Sì. Fa venire in mente la burla delle teste di Modigliani, cioè voglio dire c'è dietro un compiacimento che è un po' più sottile della. Sì, proprio una presa in giro del collese. Quindi l'addetto ai lavori, l'archeologo che ispira, tra l'altro non l'ha fatto lui questo, probabilmente si è servito di qualcuno che sapeva tagliare la pietra, e poi tu hai anche notato che un certo tipo di strumento ottocentesco, però quindi c'è un abbinamento tra competente che dice all'intagliatore cosa deve fare. Infatti sono tutte pietre messe in commercio da persone che comunque ruotano tra le sue conoscenze, ma così che non ha un ruolo molto definito. E tra l'altro, diciamo che ecco, una di queste figure in qualche modo è funzionare con questa presa in giro fino in fondo dei colleghi, è perché l'unica stele su cui anche Agostiniani insomma, aveva qualche dubbio circa l'autenticità o meno è un frammentino che proveniva effettivamente dagli scavi della necropoli, della necropoli Servici di Novilara, e quindi appunto con provenienza da scavo in genere si alzano le mani, deve essere per forza autentico. In realtà questo frammento proveniva da strati molto superficiali, con trentina di centimetri dalla superficie, mentre il livello delle tombe è di 2,5 metri di interramento. Quindi evidentemente era qualcuno che è intervenuto nella scala e l'ha posizionato lì, ma come si fa con i falsi dati? Agostiniani ha scoperto un falso su un coccio negli scavi di Firenze di un personaggio che aveva seguito le sue lezioni, aveva usato le sue dispense e aveva usato una iscrizione per incidere un coccio che poi aveva buttato nello scavo. Naturalmente gli scavatori lo trovano nello scavo e a un certo momento si pongono il problema: abbiamo trovato un'iscrizione etrusca, che era importantissimo, perché la fecero vedere ad Agostiniani e Agostiniani disse no, questo è un falso perché è tecnicamente fatto in giro. Cioè dietro i falsi c'è tutta una vita un po' come dire, interessante. I gialli dell'archeologia. No, ma assolutamente, era quello che di solito facevano gli allievi di Pittau in Sardegna con molta meno fantasia, poi anche dei soggetti, le scelte grafiche, però. E invece, ecco, venendo all'altra questione, c'è tanto nella cultura epigrafica anche dell'organizzazione di una popolazione. Lo vediamo ecco, sicuramente dal caso dell'onomastica, perché diciamo che si è a lungo discusso sul fatto del patronimico, se sia nato prima in ambito italico piuttosto in ambito etrusco. In realtà c'è un disaccordo anche sulle prime fasi dell'origine del patronimico in Etruria, perché insomma, nell'etrusco la forma aggettivale è chiaramente individuata da un suffisso, no? E con quello siamo sicuri che siamo di fronte a un aggettivo. Ma anche in quel caso forme di
di nome paterno aggettivate o di nome paterno aggettivate con una sibilante, quindi di genitivo, insomma, ecco, a lungo si è discusso perché se si fosse davvero in presenza di quel momento in cui il nome paterno diventa trasmissibile ereditariamente o se fosse ancora un'identificazione con il nome paterno a tutti gli effetti. Un altro aspetto sicuramente che ci dice tanto dell'organizzazione politica di un gruppo di parlanti è la composizione dell'alfabeto, perché ecco, da quello, dal modo in cui insomma, vengono rese determinate scelte, noi possiamo dire che, ad esempio, come nel caso dell'osco, l'osco comincia ad essere attestato così a partire dal V secolo senza più nessuna modificazione fino alla fine delle attestazioni della lingua osca. Quindi diciamo che è una cultura molto accentratrice, quindi con diciamo delle soluzioni che vengono adottate a livello di potere politico centrale che le impone e fa sì che vengano mantenute a livello di tutte le manifestazioni di grafica. Qualcosa che ad esempio sicuramente non accade nel retico. Nel retico troviamo invece, diciamo, su un corpus di 300 iscrizioni sono stati distinti 4 alfabeti principali, determinate soluzioni grafiche all'interno di un alfabeto, di un altro ancora, quindi cioè, diciamo che le soluzioni scritte sembrano dipendere quasi da processi idiosincratici dello stesso scriba che comincia a ispirarsi ad un modello che poi non è, insomma, non opera le stesse scelte rispetto a un altro scriba che magari ha la stessa origine, la stessa città. E poi poteva esserci un controllo da parte del dominante sullo scriba, per cui la scrittura, è questo che ci sta dicendo, sì, che la scrittura veniva a un certo punto l'osco, è una scrittura che rimane per qualche decennio sempre uguale perché si decide che quella deve essere una scrittura che può del cambiamento. Ma perché c'è un gruppo, perché c'è un gruppo dominante culturalmente e politicamente la propria identità. E quindi all'interno di questo non c'è tanto spazio per le varietà, quindi lo studio, diciamo, delle varietà va condotto in parallelo con lo studio della compattezza, sì, diciamo, culturale e, sì, politica di certi gruppi. Quella dell'Osco è un bellissimo esempio, evidentemente è un'identità forte che riesce anche a imporre questa. Vengono in mente i baschi in Spagna, cioè sono personalità o sono gruppi molto, molto coesi e che mantengono delle identità molto precise. Sì, sicuramente. Diversamente, appunto, poi per la questione, appunto, delle lingue, dialetti, per quelle attestazioni minori. Diciamo che la didascalia lingue e dialetti ti esime dalla, come dire, sì, dentro ci sta tutto. Bene, abbiamo altre domande? Certo. Parlo a voce alta, che sono il vocione, quindi di autonomia. Una considerazione veloce e una domanda, una curiosità. La considerazione era, lei ha fatto una domanda riguardo l'orografia e come aveva influenzato, e la risposta è stata no per quella zona, ma è strano, perché negli anni 60, per esempio, i dialetti del Picello, civico Picello Sud, andavano proprio secondo l'orografia, quindi a San Benedetto del Tronto, che dista 20 km da Pedaso, si parlava in maniera, la sfumatura del dialetto era completamente diversa tra Pedaso e Comunanza, che era 50 km all'interno, quindi effettivamente i dialetti, quantomeno negli anni 50, andavano secondo l'orografia. La curiosità è, parlando di falsi, sa qualcosa della pietra di Cossimino di Comunanza? No, era un falso datato 1500, poi comunque è scomparsa, quindi qualcosa di falso c'era dietro. Non ce l'ho presente, anche se potrei avere un vago ricordo, però se quello che penso io è veramente falso a tutti gli effetti, senza sé, senza ma. No, perché è
riportata anche su internet, su Wikipedia, io da ragazzo, perché sono di quella zona, la vedevo e si diceva Piceno. Poi negli anni è mutata come fatta dai templari e poi la pietra è scomparsa e comunque qualcuno evidentemente l'ha acquistata. Era solo una curiosità più tutto. Ma invece no, tornando alla questione del seguire il corso del momento idrografico, non c'è diciamo, una distinzione a livello di lingua, perché appunto, le attestazioni che abbiamo sono poche, e anche in quel caso appunto sono tutte manifestazioni di un certo tipo di classe che sembra autocelebrarsi e formare un gruppo piuttosto compatto e unitario come soluzioni, ecco, grafiche, scrittori, anche come tipo di manifestazione funerale. Poi non è detto che non ci fossero. A livello di cultura materiale ci sono, cioè si parla di cultura che c'è nell'imperializzazione dal periodo 1 al periodo 6, insomma, la stessa Doria Rollini nell'interessarsi della cultura picena aveva parlato di un'omogeneità, grosso modo, perché dal nord al sud della regione, anche al di fuori appunto del Piceno vero e proprio di età augustea, si notano dei caratteri uniformi, cioè noi di fronte a questi caratteri li identifichiamo come piceni. Poi però è possibile parlare di piceni di Novilara, piceni di Tolentino, piceni di, insomma, di Umana, insomma di tutta una serie di differenze che seguono di fatto il corso delle malate fluviali. E quella stessa distinzione tra il nord e il sud del Piceno che era rappresentata dall'Esino, già lì gli studi di Gabriele Baldelli avevano mostrato, è stato un ispettore della provincia anche di Pesaro e Fano, insomma, per le Marche, avevano dimostrato che la distinzione non era tanto tra il nord e il sud della regione rispetto al fiume Esino, quanto l'interno o la prossimità al mare di questa vallata. Poi in realtà appunto l'Esino alla fine non ha distinto che in epoca avanzata, ecco, la porzione della regione Marche occupata in un secondo momento dai Celti, dai Galli-Senoni. Però ecco, diciamo che anche in quel caso io ho i miei dubbi che l'Esino possa effettivamente aver rappresentato il confine, perché guardando proprio alla cultura delle necropoli cosiddette galliche delle Marche, Santa Paolina di Filottrano, San Filippo d'Osimo, eccetera, quindi al di sotto del corso dell'Esino, diciamo che i caratteri culturali non sono chiaramente celtici, sono piuttosto di una coinè che è quella che ritroviamo in tanta parte dei corredi tombali di età ellenistica, quindi quella tendenza all'ellenizzazione del costume, con gli elementi che più contraddistinguono la cura del corpo, con colline di profumi, stringi e quant'altro, però la presenza celtica, anche lì ci sarebbe da discutere a lungo, alla fine è stato preso un po' come diciamo che resta assiomatico, che qui finisce il Piceno e là incomincia la Gallia. Però la storia è una cosa, la popolazione è un'altra. Tutto il materiale è Facciamo facciamo fare la domanda alla signora? Alla... No. Sì. Era lei? No, era... Sì, sì. Grazie mille. Io ho due domandine veloci. La prima, volevo sapere se tra tutte queste varianti, ma era un po' più antica, ce n'era una che spiccava di più come numero magari di iscrizione per più importanza rispetto alle altre. E poi la seconda è se prima, diciamo, dell'arrivo dei Romani c'è un sito che risulta magari più importante per numero di frequentazioni oppure di popolazione, cioè che risulta un meccanico più grosso. Allora, all'interno del corpus delle lingue sabelli, che sì, cioè, diciamo che il corpora principali sono quelli dell'osco da un lato e dell'umbro, in realtà c'è tutta una serie di distinzioni da fare dall'altro, perché per l'umbro abbiamo
variazioni, ma diciamo che la lingua in realtà è molto ben rappresentata da queste sette tavole, mentre per l'OSCO abbiamo tutta una serie di documenti che appunto sono notati in lingua, in alfabeto etrusco, in alfabeto greco, e che seguono in sostanza anche le tradizioni epigrafiche di queste distinte epigrafie, quindi diciamo il carattere pubblico in questo caso è dominante. Sui centri ovviamente, insomma, a livello di cultura abbiamo tanti centri che sono documentati con una certa importanza, un certo spicco rispetto a Roma. Il fatto Roma non è nulla fino al primo secolo avanti Cristo, così comincia conquistare territori non male, ma anche a livello di... Ma c'è uno che si contraddistingue per quello che aveva, cioè particolarmente che aveva un... cioè vediamo che per esempio l'OSCO è quello più rappresentato, aveva anche un centro più rappresentato. Che dura di più. Eh? Perché dura di più. Sì, dura di più perché appunto come, cioè, come durata le attestazioni. Vabbè, che ne so, Pompei ad esempio chiaramente rappresenta una realtà che nasce prima di Roma. No, ma non parlava di Pompei, parlava dell'area del Piceno, se c'era un centro più importante all'interno del Piceno, se c'era un capoluogo di provincia, diciamo così, in termini contemporanei. A livello di cultura, ovviamente non... Cioè non esiste... Diciamo quello che conosciamo, un po' di tutte le culture antiche, sono per lo più le testimonianze provenienti dalle necropoli. Quindi a livello di necropoli, che in realtà erano quelle che fin dall'Ottocento si scavavano di più, restituivano tesori, quindi sono sempre state indagate prima, di più e più a lungo. Quindi da abitato insomma, è difficile davvero, pensando alla, appunto dall'altra parte degli Etruschi, c'è la Squigna, cioè ci sono delle città che hanno un'importanza. In quest'area c'è una città, un capoluogo, no, non abbiamo testimonianze di... di abitato. Così, poche strutture, pesarese, appunto per lo più testimonianze da necropoli. L'ampiezza della necropoli ovviamente ci dice molto sulla presenza di un abitato, delle immediate vicinanze, quindi penso, la stessa necropoli di Campo Valano viene utilizzata per quasi interrottamente per 8 secoli. Quindi c'era un importante centro di popolamento di pressi, di cui però le strutture alla fine si conservano, anche in umana. Scusa, sì, facciamo di mossa. Puoi rispondere? Se no, non volevo rispondere, volevo fare un'altra cosa. Se okay, già no, no, dai, sì. Mi avete invitato, se non mi chiedete più. Sì, faccio concludere. No, su quest'ultima considerazione del centro più importante, io credo che anche qui bisogna vedere il tipo di organizzazione che queste popolazioni hanno, cioè non solo, tu citavi l'Etruria, ci sono le grandi città, ma l'Etruria aveva anche una capitale federale, tradizione delle fonti dell'archeologia, cioè c'era una città che era la capitale della popolazione. Qui è un pochino più difficile, ma perché è un pochino più evanescente la conoscenza che noi abbiamo della struttura politica sostanzialmente. Io volevo fare un'altra considerazione, visto che l'abbiamo anche ricordata nella prima sull'Etrusco, del rapporto con Roma, cioè quello che tu ci hai detto mostra un rapporto tra questo gruppo dei Piceni nei confronti di Roma, che è un rapporto molto subalterno, perlomeno la subalternità a Roma è abbastanza precoce. E non per fare un po' di campanilismo etrusco, ma è una cosa ben diversa di quello che accade in Etruria, dove c'è tanto, intanto la diversità di conquiste è molto diversa, è molto, molto più complicata, però noi abbiamo in Etruria, cito l'Arrivatore che ho fatto anche, abbiamo mostrato, abbiamo visto, una statua di fine secondo, inizi primo, insomma, quindi in piena età romana, dove si scrive una bellissima ancora iscrizione etrusca. Quindi la persistenza della lingua degli avi anche in presenza di una conquista politica è evidentemente frutto del fatto che là c'è una cultura più forte, con più tradizione, credo, non lo so,
qui c'è una, così, un adeguamento un po' più rapido alla conquista umana. Non so se sei d'accordo su questo tipo di... Sì, perfettamente d'accordo, perché comunque l'Etrusco si vede abbastanza chiaramente che, ma quasi tutte le manifestazioni comunque quasi funge da lingua di cultura, da modello da imitare, viene esportato, cioè comunque ha una proiezione anche al di fuori dei confini della teoria propria, e appunto finisce quasi con il sostituire il modello greco agli occhi dei contemporanei, quantomeno dei contemporanei italici samiti. Quindi l'Etrusco effettivamente continua anche con orgoglio ad ostentare delle tradizioni che, se poi sappiamo che nel rapporto con Roma sono l'aristocrazia ad uniformarsi più che altro al modello romano, a chiamarlo in causa in tutti i casi di lite con i propri concittadini, degli strati subalterni, ed è probabilmente un atteggiamento questo che forse viene condiviso anche dall'aristocrazia italica. Qui faccio solo ipotesi, il modello italico finisce molto presto con l'aderire al modello romano nella scultura e tante manifestazioni pubbliche, appunto in questa scelta epigrafica di rispecchiare il modello latino quasi in tutto e per tutto, appunto, anche in un'epigrafia pubblica, ecco. Quindi sembra in qualche modo che si è proprio utilizzato quasi in modo strumentale o positivo il non riferirsi ad una tradizione propria, locale, precedente, piuttosto che appunto non adottare dei costumi che vengono in realtà imposti da Roma e dagli stessi, insomma, conquistatori. Ma appunto questo è il modo con cui mi spiego io probabilmente determinati fenomeni che altrimenti restano difficili da comprendere, che abbiamo. Se non abbiamo altre domande, direi che possiamo concludere qua. Vi aspettiamo la prossima settimana, parleremo, ci spostiamo, andiamo in un'area più a nord, più vicino a noi, a Milano, e parleremo con la professoressa Marinetti del Venetico. Concluderemo poi questo ciclo delle lingue e scritture dell'Italia preromana con il 29 maggio, con il professor Mario Asis e con il dottor Accane, e parleremo appunto dei nuovi linguaggi. Per cui a questo punto andiamo oltre, andiamo al linguaggio odierno e vedremo che cosa ci diranno. Grazie.